confluiscono in questa comunità europea. Nel 1965-66, insomma, in quegli anni, si fa il cosiddetto trattato di fusione, che fondano e nasce la unica comunità europea, il trattato di Bruxelles. Ma siamo, come vedete, quella, siamo per l'istoria dell'Europa, cioè gli anni 60. E l'Italia per moltissimi decenni ha vissuto in questo clima e ha dato il suo apporto attivo alla costruzione dell'Europa, è sempre stato tra i primi promotori di questi nuovi trattati, non solo perché ha accettato pienamente, e magari che questo avveniva, diciamo una piccola parentesi, in un clima internazionale che non era un clima così tanto pacifico, perché quella era fredda, perché subito dopo la seconda guerra mondiale nasce la contrapposizione tra il blocco sovietico e il blocco guidato dagli Stati Uniti d'America, comunque la potenza occidentale. Quindi la guerra fredda introduce un elemento di tensione nella vita, però se ci pensate bene, il periodo della guerra fredda è stato un periodo in cui non c'è stata nessuna grande guerra internazionale. Perché? Sarà stato il terrore atomico, sarà stato comunque un'epoca avrebbe coinvolto tutti, perché ormai c'erano i due blocchi, ciascuno quasi a parte, io lo dico sui dottori, fatto sta che insomma è l'idea dell'ONU, l'idea della convivenza internazionale, l'idea della pace e della giustizia tra le nazioni, era condivisa